27 aprile, giornata mondiale del disegno. Scopo principale della celebrazione è porre l'attenzione sulla prima forma di espressione e di comunicazione umana precedente alla nascita della scrittura, il disegno. I nostri antenati, già 12.000 anni fa, incidevano nella pietra scene di vita quotidiana, passando via via materiali più adatti come le tavolette d'argilla e il papiro. In Italia il simbolo della creatività espressa con il disegno è un'opera di Leonardo da Vinci, l'uomo vitruviano. Tanti altri grandi artisti si sarebbero dilettati ed esercitati disegnando e i loro schizzi sono divenuti a volte opere famose. Il disegno è un potente veicolo per la trasmissione di idee, progetti, esperienze. Disegnare e colorare sono attività essenziali nei processi d'apprendimento e per lo sviluppo emotivo e relazionale. Donano benessere e calma, stimolando le aree del cervello associate alle abilità motorie e alla creatività. I bambini, in modo particolare, proiettano sul foglio le emozioni, i desideri e anche le paure e offrono così parte del loro mondo interiore. La tecnica del disegno viene impiegata anche in ambito terapeutico. Disegnare linee e forme, usare i colori, per tutti è stimolo di creatività e riflette la personalità.